una pianta. Alcuni studiosi pensano derivi da questa che si chiama rappo, da cui hanno tratto il nome Rapolla, mentre altri pensano, altri studiosi, che invece sorgeva, cioè il paesino sorge sul dove sorgeva il tempio di Apollo. E quindi da lì la costruzione, esatto, Rapolla. Si vede il Vulto nella Valle del Cerro, di fronte abbiamo Piano di Croce, proprio l'esposizione, ma l'ubicazione rispetto ai venti è molto importante in vigna, perché bisogna che ci sia sempre ventilazione, che ci sia una corrente d'aria che asciuga la brina al mattino quando c'è queste piogge, in modo che ci siano meno attacchi fungini e quindi la vigna vegeti meglio. I peggiori nemici della vigna sono la peronospora e l'oidio, che attaccano nelle zone in cui c'è umidità. Vulcaniche, sì. Dell'eruzione del Vulture, qui è importante che il terreno sia vulcanico, perché non, meglio, lì è un terreno argilloso, proprio la collina di fronte, qui è una delle lingue di lava o di eruzione che ha determinato un cambiamento proprio della struttura del suolo. Il terreno vulcanico è importante nella vigna perché è un terreno minerale, contiene molti microelementi e dà un vino molto meno forte, ma un vino profumato e ricco di aromi, quindi è più delicato come sapore, è tannico come l'aglianico, ma gli dà più ampiezza da un punto di vista organolettico e polifenolico, che sono le sostanze aromatiche che ci sono nell'uva. Allora proprio la composizione del terreno interviene nei sapori, per cui la zona, diciamo, di pregio dell'aglianico è quella che circonda il vulcano, anche se la DOC prosegue anche fino a Venosa, Ginestra, Ripa Candida, ma lì sono altri terreni. Delle altre grotte con un affresco di un San Biagio con una penola d'uva, con un grappolo d'uva, perché erano gli antichi palmenti e in antichità, nel Medioevo, veniva vinificato in campagna il vino in palmenti scavati nel tufo. Buccia ricca di tannini conferisce il colore violaceo scuro che ha l'aglianico del Vulture, ricchissimo di polifenoli, quindi sostanze aromatiche che gli danno questo sapore complesso. Si sentono il profumo dei frutti rossi, dell'amarena, del ribes. Alcune annate si sente di più il cuoio, il tabacco, la liquirizia.
qui verrà tutto l'imbottigliamento, qui verrà il porto, la pressa. È nel 1240, questa è una zona di castelli federiciani, non so se voi avete visto qua nella zona. C'è il castello di Melfi, il castello di Venosa, il castello Agopesole, Castel del Monte che sta in Puglia, che è qua vicino. Che Federico II, dove che andava, si costruiva un castello. Doveva venire a caccia qua nei boschi e si costruiva un castello. E alla morte di Federico c'è stata la guerra tra Guelfi e Ghibellini, non solo a Firenze, come il sommo Dante insomma recita, ma la guerra tra Guelfi e Ghibellini c'è stata in tutta Italia. E Rapolo è rimasta fedele al papato. Le truppe dell'imperatore il 2 febbraio hanno preso assedio la città di Rapol e l'hanno data a fuoco. Il cardinal Camerlengo, che amministra i poteri temporali della Chiesa, quindi tutto il business, i soldi, ci riescono quando muore, un papa, chi è che amministra, prende il potere? Il Camerlengo, che prende il potere nel periodo della vacanza, perché amministra tutti i beni, ha donato alla città di Rapol dei territori. E questi territori si chiamano la Camerlenga e nasce Camerlengo.